99%, fuoco rapido diventa 84%. Viene rivelato, ma all'inizio ha una probabilità di critico molto alta. Proviamola. Preso. E preso. Ok. Questo ci usa 2-2 e abbiamo implacabile. Però non lo sfruttiamo in alcun modo. Chissà quanto interessante. Per cui potremmo continuare a spostarci, ma che pro. Ci piazziamo qui dietro di loro, cerchiamo di fiancheggiarli e mettergli un po' paura. Ma qui ci esporremmo noi al fiancheggiamento, credo. Posizioniamoci qua. Non eravamo immuni a... Mi sono perso qualcosa? Io pensavo di non poter far scattare attacchi di opportunità. Questa era la teoria. Raptor, tu dovresti gentilmente spostarti. Ricaricare non ci farebbe schifo. E per ora quindi la finiamo così. Azrael, tu hai due colpi. Hai una bomba glaciale, ma il... Ah, pure lo Spark. Non ci ha fatto comodo questa cosa che ci avete... Potrei fargli prendere danno da là dentro, ma non vedo neanche qua il motivo. Mi metterei tra lui e il Codex, quantomeno. Mi metto magari come bersaglio prioritario. Ricarica. E no, per ora non ha senso utilizzare il protocollo di... Utilizzare l'overdrive, override, qualcosa del genere. Qui potremmo cercare di dominare il Codex, che sarebbe un ottimo inizio, secondo me. Qui abbiamo il 100% di fargli... Con l'83% e 12-15, con un 20% di critico. Facciamolo. Voglio aspettare che sia tutto finito prima di farti ricaricare. Wow, è entrato il critico. Ok. Allora, non c'erano nemici davvero fichi contro, non mi sembra. Quindi proviamo il dominio, 83%. Ci farebbe comodo un Codex con noi. Lo possiamo teletrasportare e fargli fare cose. Funzionato. Ok. Fantastico. Detto ciò, tu ci puoi ricaricare. E puoi ancora fare cose, quindi ci spostiamo. Ok, ora un attimo solo. Fatemi capire cosa voglio io dalla vita. Il Codex aveva un solo colpo? Allora, ricarichiamo. E semplicemente per vedere l'effetto. Allora, qui ci muoviamo così. Il Wright... passate attraverso gli ostacoli. No, in realtà qui proprio è, cioè, okay, non sarebbe neanche un test. Non c'è una casa, non c'è niente. Quindi facciamo semplice movimento extra. Pure il rampino ha poco senso. Forse per andare là sopra. Tenebra, potremmo pensare di rimetterlo in stealth da qui a breve. Abbiamo attivato. Sento chiaramente la musica da ho attivato qualcosa o qualcuno, ma non saprei chi o cosa. Va bene. E non abbiamo dei particolari motivi per andare di corsa, quindi rimaniamocene tranquilli in Overwatch. Ricarichiamo chi dobbiamo ricaricare. Evitiamo di stare troppo vicini a macchine o similari. E andiamo in Overwatch. Qui vorrei rimettermi in stealth, ma aspettiamo di avere un nemico, così sappiamo da dove partire, dove aggirare e dove fare. Tu quindi rimani tranquillo, ricarica e ti spostiamo forse là dietro, che non credo ci sia nulla. Poi, il nostro Codex, che non capisco se ha un colpo o ha colpi infiniti. Non so questo cosa voglia uscire del Codex, non lo so come funzioni. Comunque lo buttiamo avanti come se non ci fosse un domani, perché in fondo è per questo che noi dominiamo la gente, per utilizzarla come carne da macello.
Azrael, tu puoi andare sempre in guardia e dare una reazione a qualcuno, se no ti muovi avanti, ma no, non mi interessa dare la reazione quando ancora non sappiamo se ci sono dei nemici. Quindi muoviamoci ancora oltre. Lo Spark, a questo punto muoviamolo oltre. Un movimento sexy. Ecco perché era arrivata la musichetta. Abbiamo qualche guardia, per cui ne abbiamo una. Lo debilita molto, ma ne abbiamo due almeno, ok. Ma qui un colpo è garantito, no? Ah, comunque l'abbiamo preso ed è morto. Schiva da graffio non vi ha salvato. Qual era il conto delle morti, quindi? Eravamo con quattro uomini. E due Archon sono 6, il Codex sono 7 e quindi 8. Siamo circa a metà delle forze nemiche in gioco, qualcosa del genere? Forse. Forse, non saprei. Ma perché sto facendo andare avanti prima Azrael quando posso far andare avanti prima il Codex? Ok. Attacca direttamente? Direttamente, ok. E sì, pare che non debba ricaricare. Interessantemente. Allora, non ci preoccupa moltissimo, visto che ci sta un codex pronto lì. Qui aspettiamo pure a rinvisibilizzarci, perché questa zona mi sembra proprio che sia protetta dalle crisalidi. Ergo ci potrebbero spuntare e rivelare da un momento all'altro. Quindi mettersi in stealth potrebbe essere uno spreco. Rimaniamo comunque in Overwatch. Come sta il nostro Lone Wolf? Lone Wolf si può spostare avanti quanto? Non tantissimo. Qui su non ci arriviamo. Se usiamo il rampino non c'è nessun bersaglio disponibile, ok. E allora aspettiamo di far spostare Giulio. E ci spostiamo tranquillamente di doppio movimento. E qui direi. Nah, stavo per dire. Facciamo in modo da ridare anche a lui il colpo di reazione, ma. Nah. Abbiamo lo Spark in caso. Oh, Giulio vede. Giulio vede. Gli fa anche ta. Ah, il Codex vede. No, non ci interessa. Andiamo su. Sulla Crisalide, va. Presa. Stavo per dire quindi di far muovere Lone Wolf al posto di Giulio e altro, ma fondamentalmente, una volta che abbiamo deciso che la uccidiamo, il problema non si pone. Qui vedo segni di tecnologia, credo che sia qui forse che dovremmo andare, non qui. Sono incline a pensarla in questo modo, quindi andiamo da quel lato. Non si è sbloccato nulla qua, no. Quindi rimaniamo in Overwatch, in caso venisse qualche altra crisalide. Non è venuto niente e nessuno. Ok, quindi da Lone Wolf. Lone Wolf ci può correre fino a questa protezione qua. Ok, detto questo, partiamo sempre dal Codex e lo facciamo correre avanti il più possibile. Di uno e poi un secondo movimento quando avremo fatto qua. Possiamo andare in alto, forse andare in alto ci conviene per rivelare qualcosa. Che pare decisamente quella la base. C'è un portale? Oh, guarda! Il Spark usato dal Codex quando è apparso. Questo guardiano portatore è ovunque, anche non sulla Terra. Come al solito, era stato dovrebbe nominato essere come nemico il necessario guardiano portare qua? una sola nave per esaminarlo. Ma di guardiani ne abbiamo visti a Iosa. Crisalide. Vabbè. Ciao Codex. Hai fatto il tuo lavoro. Hai fatto il tuo sporco lavoro. Ok, questo è il momento in cui Siegfried si può tranquillamente rimettere in stealth.
Qui non si vede ancora niente. Perfetto, lui sta pronto per attaccare da lato. Raptor, lui ha una posizione qui. Potremmo attaccarli da molto lontano già adesso. E forse è il caso di farlo, perché la bomba esplosiva può andare molto lontano. Non li prende entrambi, davvero di poco. Peccato, no, non lo prende. Ma ok, mi interessava più che altro ridurre l'armatura del simpaticone da molto distante. 3 armatura ridotta. È tanto, ragazzi. È tanto. E direi di proseguire su questa strada e ridurgli un po' tutta l'armatura. Tanto non credo ci siano molti altri nemici problematici. Schiva questo. Ah, non può. Proprio è inschivabile, è così che funziona. E gli dovremmo togliere tutta l'armatura. Fantastico. Ora, qui avanzare con Azrael non mi sembra la cosa più intelligente del mondo. Ma non abbiamo molto altro che possiamo fare. Lui si può curare, ma non ha armatura. Potremmo andare noi a finirlo? Sapete cosa potremmo fare? Ci muoviamo qua. Utilizziamo l'overdrive. Tu hai, fammi vedere un po', violazione a distanza. Tu con lo spark puoi fare la violazione a distanza? Ah. Quando l'overdrive è attivo, i colpi standard non subiscono penalità di rinculo. Il bit può montare e usare armi pesanti. Ah, è tramite il bit che usiamo le armi pesanti, ok. Shredder. E telaio meccanico. Ah, è immune a danni da fuoco e veleno. Ok. Allora, la distanza adesso è 81% e 48%, quindi adesso fa un po' schifio. Se ci mettiamo qui a fianco... è uscita un'altra crisalide, va bene. Che ci attacca subito. Non era questo che mi interessava adesso. È comunque così basso colpirti? Ok, proviamo. Mancato. Ed è finita così? Va bene. Il protocollo di supporto è per lo spark. Sperando che funzioni, ok. Perché così almeno ha modo di rispondere al nemico. E se tutto va male, ci spostiamo qua. Abbiamo modo poi di usare lo shredder. Sempre che non venga ucciso malissimo. Ma non credo. Beccati un colpetto in faccia. Non l'abbiamo ucciso purtroppo. Peru è sempre un fisso. Gli facciamo sempre molto poco. Mancato. Attenzione. E ora lui si curerà. Questo non mi preoccupa particolarmente però, perché per curarsi si è dovuto aprire. Il punto è che noi non possiamo guarirlo lo spark, vero? Non credo. Allora, fatemi vedere un attimo cosa vedo con Lone. 70% su Crisalide, Crisalide, Guardiano. Ecco, lui mi interessa. 19-22. Se non fosse colpo perfetto, ma fosse un colpo normale... Ecco, comunque ci piace molto. Vai un colpo normale. 13 non l'ha ucciso, credo, vero? Ma questo non è un grande problema. Ora, non c'è nessuno in Overwatch. Quindi, caro Spark. Sì, vai. Spostati qua. In avvicinamento. Cannone Shred... molte crisalidi. Ora mi sa che potrebbe morire se vengono tutti ad attaccarlo direttamente. Questo non era previsto. Ma ok, comunque abbiamo iniziato, quindi finiamo quello che abbiamo iniziato. Davvero non mi fa colpire tutti e tre? Maledetto. Ok, forse ci conviene attaccare di là allora? No, in realtà no. Ok, è un po' uno spreco fatto così. Quindi aspettiamo, aspettiamo perché abbiamo delle alternative, credo. Andiamo senza coperture? Vado. Perché l'importante è qui andare il più vicino possibile. Qui
non ci arriviamo. No. Peccato. Con la lancia riusciamo a fare niente, nemmeno. Quindi siamo praticamente virtualmente inutili. Raptor non penso riesca a fare meglio come gittata, ma no. Possiamo colpire una mazza. Niente. Qui dietro invece ci potremmo muovere qui e fare qualcosa. Avrei potuto usare il rampino. Sciocco io. Sciocco io, credo. Allora, fuoco rapido. Ha senso usarlo per qualcuno in generale? Perché poi siamo intoccabili, implacabili. 8-10 vuol dire che potremmo non uccidere. Potremmo non uccidere qualcuno. Se proprio doveva essere, allora non andiamo sul guardiano. Andiamo su uno di queste crisalidi qua dietro che sono un problema. Però vorrei la kill. Vorrei la kill assicurata. Prendiamoci una kill, buona. Evitiamoci questi danni extra se possiamo. Poi siamo in movimento. Implacabile. Ci possiamo spostare e semplicemente torniamo indietro. Di quanto non saprei. Via. Attacco e fuga. Attacco e fuga. Te, ragazzone, lo shredder dovresti comunque usarlo. Qua. Preferisco, guarda. Fanno troppi danni tutti insieme loro. Unità multiple eliminate. Una è sopravvissuto con una, un punto ferita. Allora, facciamo così. Raptor, vacci avanti il più possibile. Possiamo ridare iniziativa a qualcuno? Possiamo darla verso morte? Verso Azrael o verso Raptor? Diamola a Raptor. E l'idea adesso è con... dovremmo essere a portata di bomba con Raptor. Chiudere questa situazione qui quantomeno. Vai. Ok. Ci stiamo lavorando. Qui la situazione è chiusa. Chiusa anche quella. E abbiamo... scendiamo a mettere il più avanti possibile per far scattare un attacco di reazione per quella crisalide là dietro, che ha solo un punto ferita, per cui dovrebbe essere buono. E dovrebbe anche passare attraverso l'acido. Peccato, il colpo di reazione non era tanto per lui. Anche lui con un punto ferita, ma ci può comunque attaccare. Maledizione. L'armatura comunque ci fa tanto. Il problema è che non possiamo curarli noi gli Spark. Oddio. Ecco fatto. Spark ucciso. L'abbiamo utilizzato troppo. Abbiamo dei bonus randomici perché è stato ucciso un'unità, ma gli Spark, signori, è un casino il fatto che non possono essere curati. Ah. Va bene, capisco. Il rampino può portarci lì? Fuoco rapido è comunque sempre contro un bersaglio solo, vero? Ah, poi qui non siamo immuni agli attacchi critici. È vero. È con l'altro tipo di ranger che lo usiamo. Ottenere una mossa bonus ora che non ci siamo mossi vuol dire che dopo possiamo fare due attacchi? Perché finora non ha mai funzionato, ma perché forse prima mi sono sempre mosso. Fatemi capire. Implacabile mi dà una mossa, ma che non può essere un attacco. Punti azione insufficienti. Non l'ho ben capito, onestamente.
Mi fa soltanto muovere. Secondo me questo è sbagliato. Perché punti azioni insufficienti se tu mi hai dato una mossa. Non lo capisco. Ma vabbè. Il tuo corpo si indebolisce. Chiudiamola con Giulio. Ok, uno l'ha preso. Non l'abbiamo chiusa. Questo non era... Ah, dobbiamo arrivare là, immagino. Ok. Anche perché potrebbe arrivarci qualcos'altro di simpatico. Bastardi. Questa l'abbiamo sentita. Ok. Morto male. Bastardo. È stato confermato. Tutti i nemici sono stati eliminati. L'area è nostra. Il portale anche. Bene, bene. È stato confermato. Comandante, abbiamo ottenuto il portale psionico. Le squadre di recupero sono in movimento. Ora sta a Tigan e Shen a capire cosa faccia. Abbiamo avuto un'unità uccisa, il nostro Spark. Il che è un peccato. Dovrei essere più attento con loro. Non possono essere curati, quindi mandarli così avanti è un problema. Però vorrei che ci fosse almeno qualche item che possa curarli. Forse sarà qualche abilità più avanzata però. Forse sarà qualche abilità più avanzata. Ergo porteremo ancora altri Spark perché li voglio far livellare e voglio scoprire cosa c'è in fondo al loro ramo delle abilità. Penso sarebbe molto interessante scoprirlo. Per il resto la missione non era particolarmente complicata. Quindi gestirla è stato comunque assolutamente nelle nostre potenzialità. Nelle nostre corde. Più sottotiro l'aspirante Spark 349, che infatti è talmente sottotiro che è stato ammazzato male. Più danni inflitti Lone Wolf, più attacchi eseguiti Siegfried, e il più lontano sempre Siegfried. Per il resto è stato abbastanza nella media, abbastanza. I danni per colpo sono alti, ragazzi, ma ormai non sono più record, i nostri record sono altri. Però tendenzialmente non siamo andati male. Operazione Diamond Mother, missione di trama, è stata gestita piuttosto bene. Ed ora capiremo cosa farcene di questo portale e dovremmo anche poter andare avanti poi, appena finita la ricerca su quel portale, con la missione che avevamo sull'avatar, o almeno così credo. Ora continuiamo ad attendere che ci permetta di tornare alla base cortesemente, quantomeno, sempre con calma e per piacere. Mamma mia. Non... Basta, il gioco si è arreso. Grazie. Il nostro ferito era Azrael, deceduto Spark. Lacrimuccia. Il particolare artefatto alieno recuperato sul campo ricorda un portale o un passaggio di qualche tipo. Crediamo che fornisca agli alieni un modo di spostarsi rapidamente su lunghe distanze, ma potrebbe condurre anche oltre i confini del nostro mondo. Ci vorrà tempo per comprendere appieno la sua funzione. E immagino quindi che quella specie di biscione maledetto lui riesca a creare un portale di questo tipo senza bisogno del macchinario. Immagino che sia questo il punto. Per il resto abbiamo un bel po' di cadaveri. In base al rapporto sul campo della squadra, comandante, è chiaro che il portale psionico permette agli alieni di viaggiare a lunghissima distanza. Starà a voi capire non solo come funziona, ma dove conduce esattamente. Interessantemente. Nuovo obiettivo aggiunto. Esamina il portale psionico. Ok. Per analizzare il portale psionico alieno che abbiamo recuperato, dobbiamo apportare le necessarie modifiche alla camera ombra, comandante. Che modifiche, scusate? Qui non possiamo ancora fare nulla. Possiamo potenziare portale psionico. Chiede 4 energia, un costo mensile. Ok. Camera ombra potenziata.
potenziata. Esaminiamo il potenziamento. Ok, è stata potenziata. E poi possiamo analizzare il portale. Aspetta, cosa mi chiedeva? Riserve, cristalli, 3 giorni. Ah, va bene, easy. Anzi, sapete una cosa? Vediamo subito dove arriva questa ricerca. Cosa ci apre? Qui non abbiamo nessuno da assegnare. Ok. Che sono curioso di vederlo. Cos'è? Qui viene ridotto di 2. Qui abbiamo tutte le varie basi già aperte da poter bloccare. Ma queste le vogliamo tenere, perché adesso abbassarlo più di tanto non ci interessa. Abbassiamolo quando risale, perché tanto risalirà. Le riserve ci interessano poco. Possiamo andare a piazzare altri ripetitori? Ma sì, tanto rimaniamo vicino a casa per ora. Le riserve non sono un problema. Finché è così, portiamo avanti il tutto. Tre giorni, esattamente. Non adesso, allora. Ok, signori, questo sarà per il prossimo episodio, decisamente. A presto.